scopandolo l'1 al 7 maggio, ovviamente lo scopandolo lo potete trovare su www.spettacolandotv.it. Vi ricordo tutti gli appuntamenti con Cusano Italia TV, tutte le mattine dalle 10:15 alle 10:30 nella trasmissione Mattina con noi, condotto da Simone Enjoy e Anna Maria Fittibaldi, dove faccio l'oroscopo quotidiano. Poi il pomeriggio con noi, condotto da Francesco Acchiardi e da Francesca Romana Macri, dalle 16:45 alle 17, pillole di gossip e oroscopo quotidiano. Il lunedì in Baghira, dalle 18:05 l'oroscopo settimanale, condotto ovviamente la trasmissione da Luca Bussoletti, 8900, e poi anche in TV su canale 264. E infine il sabato in Pettegolezze Social, condotto da Manuela Poidomani, dove faccio il punto sull'Isola dei Famosi dalle 16:45 alle 17. Detto questo, cominciamo subito con l'oroscopo dall'1 al 7 maggio col segno dell'Ariete. Siete di fuoco, avete iniziato maggio con un problema dietro l'altro, che è andato anche a compromettere un po' i rapporti in essere, però durante la settimana ci saranno anche dei momenti di forte recupero, come nel weekend, dove anche se l'amore provoca, ti farà trovare sessualmente ardito. Il consiglio però è di non essere troppo puntiglioso in amore, perché potrebbe far fuggire per sempre il partner, facendoti scivolare in uno stato depressivo. 3S, la parola d'ordine è rapporti e ferri corti. Toro, segno di terra, i problemi si possono superare in questa settimana, anche se a darvi del filo da torcere sarà qualcuno che fa parte del tuo entourage lavorativo, che tarda a darti risposte esaustive. Sarai un po' nervosetto, ma questo è lo scotto da pagare quando si è precisi e puntuali in tutto. Avete voglia di libertà in questa settimana e sarete portati a discutere parecchio con il partner, ma nel weekend ci sarà aria di benessere e una Venere molto bella da vivere in armonia con chi amate. 4S, con la parola d'ordine finisce in bellezza. Gemelli, segno d'aria, non tutto può essere risolto dall'oggi al domani, ma potrebbero crearsi situazioni piacevoli per un incontro ad alto voltaggio erotico. Potresti risolvere diverse cose in settimana che ti hanno creato non pochi problemi sia nel lavoro che nel privato. Cercate di non isolarvi e di stare a contatto con gli altri. Avete bisogno di socializzare più che potete per essere al centro dell'attenzione. Nel weekend inoltre avrete una Venere pratica che vi aiuta nella professione. 4S, con la parola d'ordine, situazioni piacevoli. Cancro, segno d'acqua, è un segno che vive le tensioni negative sulla propria pelle e in questo periodo ne avete portato le conseguenze. Dovete in questa settimana stare attenti alle piccole distrazioni, ma sarete forti in amore. Ci saranno serate come quella del 4 maggio in cui farete sentire importante chi amate. Sarete sexy e seduttori nel weekend con questa Venere in Cancro avvolgente e ammaliante. 4S, con la parola d'ordine amore. Leone, segno di fuoco, questa è una settimana in cui non sarete tanto disponibili al dialogo e alle relazioni con gli altri. Questo potrebbe essere un punto a vostro sfavore nella professione, in tutte le cose che hanno a che fare con il pubblico, anche se può arrivarvi un colpo di fortuna, un contratto vantaggioso che dovrete firmare subito. Inoltre nel weekend sopraggiunge una Venere timida in Cancro che vi fa ritirare nei propri appartamenti. 4S, con la parola d'ordine Venere timida. Vergine, segno di terra, questa è una settimana importante per voi, perché chi ha un'attività in proprio potrà far valere le proprie idee e renderle internazionali. Sarete super impegnati nella professione, però dovrete fare anche i conti con qualche disturbo fisico che potrebbe intralciarvi in qualche trattativa importante. In amore, con l'arrivo di una nuova Venere in Cancro, sarete più dolci e accoglienti con il partner. 4S, con la parola d'ordine affari d'oro. Bilancia, segno d'aria, sarete nostalgici in questa settimana e anche un po' demotivati, anche se l'amore vi farà sentire più protetto del solito. Cercherete inoltre di calmare gli animi di un partner che si è sentito un po' troppo solo. Attenti nel lavoro se ci sono state giornate pesanti, ma potete lavorare per creare una maggiore armonia con i colleghi. Il sopraggiungere di una Venere in Cancro nel weekend rende il rapporto in essere più capriccioso del solito, ma non per questo meno interessante. 4S, con la parola d'ordine Venere capricciosa. Scorpione, segno d'acqua, in questa settimana sarete dubbiosi su una persona conosciuta da poco.
non sapete se vederla, vederlo come amante o come amico, ma la cosa non esclude l'altra. Se lavorate in proprio c'è un progetto che potrebbe avere un grande successo. Cercate di non esagerare con chi non fa come dite voi. Sappiate lasciare anche agli altri l'ultima parola ogni tanto. Nel weekend una Venere bella in Cancro, molto sexy. 4S con la parola d'ordine, progetto importante. Sagittario, fine di poco, una settimana che ha l'oro in bocca sul lavoro, anche chi ha un colloquio di lavoro può togliersi qualche bella soddisfazione. In amore andrete alla grande da domenica, quando questa Venere in Cancro vi farà essere sexy e convincenti con il partner. Il sesso sarà vissuto con divertimento e allegria. 5S con la parola d'ordine Venere calda. Capricorno, segno di terra, non è facile superare i tanti cambiamenti che stanno avvenendo nella tua vita, ma non dovete farne un dramma perché sarà un bene per la vostra crescita professionale. L'amore torna in primo piano, ma voi avete una gelosia immotivata nei confronti del partner, il rapporto vive di litigi e di discussioni inutili. Da domenica questa Venere che va in Cancro vi rende inquieti e dubbiosi sulle sorti del vostro amore, ma nello stesso tempo la passionalità sarà ai massimi livelli e il letto racconta. 3S con la parola d'ordine Venere provoca. Acquario, segno d'aria, aprile per voi è stato un po' pesante, ma questa settimana avrete una bella ripresa in tutto. Con il partner sarete solidali in tutto, finalmente in armonia. Inoltre avete una forza creativa particolare che vi sarà d'aiuto nella professione. Evitate però di cambiare lavoro se qualcosa non vi piace. Non è il momento giusto per lasciare il certo per l'incerto. Il cambio di luna del 5 maggio vi crea qualche problema nella forma fisica. Non sarete al top. 4S con la parola d'ordine, solidali con il partner. Pesci, ultimo segno della zodiaco, segno d'acqua. Grande recupero questa settimana per la professione dove andrete alla grande. Tanti soldi e un finanziamento importante per un progetto che avete a lungo desiderato. L'amore diventa sexy e domenica con questa Venere in Cancro sarà anche romantico. Potrete fare promesse d'amore certe e non da marinaio come il solito. 5S con la parola d'ordine sexy e romantici. Oroscopando finisce qui. Questo è l'oroscopo che va dall'1 al 7 maggio. Ovviamente per tutte le informazioni guardate il profilo Instagram di Paola Aspi, dove troverete peraltro l'oroscopo settimanale ridotto di Oroscopando, e su profilo Instagram di Cusano Italia TV l'oroscopo settimanale ridotto ovviamente di Paola Aspi. Detto questo, guardate anche i reel sul profilo di Paola Aspi, ovviamente tutto quello che viene fatto durante la settimana all'interno di Cusano Italia TV nelle varie trasmissioni dove sono ovviamente dove intervengo come opinionista e canale appunto 264 del digitale terrestre, però potete scaricare l'app di ovviamente Cusano Italia TV e sentirmi in qualsiasi momento, ok? Detto questo vi saluto, ciao.